Radio Esercito presenta Radio Chat. Personaggi famosi ai microfoni di Radio Esercito. Radio Chat. Solo su Radio Esercito. Ben ritrovati su Radio Esercito con Anna, il nostro caporedattore, e Marco Gubbetti. L'ospite di oggi non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Abbiamo l'onore di avere con noi Bruno Vespa. Forse... Buongiorno direttore. Il più famoso dei giornalisti italiani. Grazie direttore per essere qui con noi. Grazie veramente. È veramente un onore averla ai nostri microfoni, ai microfoni di Radio Esercito. Guardi, è un piacere mio per i miei vecchi legami con l'esercito. Voi pensate, voi siete giovani, ma nel 1977 io feci un documentario per l'esercito proprio sul rinnovamento dell'esercito italiano. Pensate un po' da quanto tempo ci conosciamo. Questa non la sapevo. È una storia lunga, insomma, un legame affettivo lungo. Infatti, bene. Esattamente. Senta direttore, vorrei approfittare della sua grande esperienza di tanti anni di mestiere, di professione, per avere un'idea di quanto è cambiato il modo di fare giornalismo dalla fine degli anni 60 a oggi, ecco. Beh, ci vorrebbero molte ore. Immagino, sì. Molte ore per dirlo. Beh, insomma, è cambiato. Tenete conto soltanto che io sono nato, io ho cominciato a scrivere il mio primo articolo proprio nel 1960, quando avevo 16 anni, il mio primo articolo serio, quello un po' per scherzo, quando avevo 15 anni, poi seriamente a 16 anni per un quotidiano, Il Tempo. Allora, e per molto tempo non c'era nemmeno il fax, quindi voi immaginate, insomma, c'erano gli straordinari stenografi, ma non c'era il fax, e io dall'Aquila dovevo mandare le fotografie con l'autobus a Roma, perché non c'era, le telefoto erano merce rara, insomma, quindi un altro mondo, letteralmente un altro mondo. Però devo dire che era un mondo in cui il giornalismo era più accurato. Ecco. Perché adesso tutti scrivono di tutto, i social secondo me hanno un effetto devastante, perché tutti credono a tutti, tutti diffamano tutti, insomma non è una bella cosa. Internet è una rivoluzione straordinaria che ha accorciato il mondo, diciamo, ha fatto dei grandi, ha consentito di fare grandi progressi, ma al tempo stesso però è un'occasione terribile di disinformazione, di calunnia, di aggressione. E infatti questa, guardi, sarebbe stata la prossima domanda. Quindi lei condivide un po' la sensazione che spesso viene riportata, per cui per inseguire i social i media tradizionali alla fine perdono credibilità, non facendo più neanche loro una verifica puntuale delle notizie? Infatti questo è il rischio e infatti bisogna stare molto attenti, insomma. Cioè i social sono utili soltanto a chi ha le spalle un po' larghe. Certo. Ecco. E quindi, insomma, persone, soprattutto i giovani, che non hanno grande esperienza, insomma, rischiano di entrare in un circuito poco elegante, un circuito poco utile, diciamo, ecco. Senta, dalla radio, visto che la stiamo intervistando di qua, volevamo chiederle, noi abbiamo scavato un po', non abbiamo trovato i suoi rapporti con la radio. Lei che rapporto ha? L'ha mai fatta? Le piace? L'ascolta? Io sono nato alla radio. Ah, vede, ignoranza mia. Io sono nato alla radio. Io a 18 anni ho cominciato a trasmettere proprio per la Radio Rai, dall'Aquila, e poi quando ho vinto il concorso, insomma, io avevo il diritto, essendo arrivato primo, a scegliermi il posto, quindi avevo scelto naturalmente il telegiornale, ma qualcuno che era più raccomandato di me voleva prendermi un posto, e allora si inventarono: ah, ma lei, Vespa, ha una meravigliosa voce radiofonica, perché non va da radio. Però io appunto mandavo, per anni ho mandato le notizie dell'Aquila alla Radio Nazionale, ho avuto anche il privilegio di intervistare i più grandi musicisti dell'epoca, perché l'Aquila ha una grande tradizione, sì, di musica classica, e quindi da Rubinstein, che era cittadino onorario, a Benedetto Michelangelo, insomma, tutti quanti i grandi solisti sono venuti, e ho avuto l'opportunità di intervistarli. Ero un ragazzo, ma li ho intervistati appunto per quello, per la Radio Nazionale, quindi la radio è nel mio cuore proprio. Bene. E ha avuto un grandissimo rilancio negli ultimi anni, grandissimo rilancio, è vero. Onestamente inaspettato allora, mm-hmm. Nessuno, sì, immaginava che sarebbe diventato così forte. Si pensava che la televisione magari avrebbe preso il sopravvento, invece siamo ancora qui. Senta,
non posso non approfittare di lei per fare una domanda sulla strettissima attualità. È uscito il nuovo DPCM, ecco, siccome lei ha sempre bene in mente la situazione del paese, secondo lei come passeranno le feste gli italiani? Ma insomma, sono un po' saranno feste oggettivamente un po' tristi, no? Ecco. Questo è ovvio. E però al tempo stesso penso che, io sono un ottimista inguaribile con tutti i rischi che questo comporta, penso però che alla fine ne usciremo, insomma. Credo che questo sacrificio di Natale forse avrebbe potuto essere un po' più attenuato, insomma. Soprattutto io spero ancora che ripensino al divieto di spostamento tra piccoli comuni, perché sì, voglio dire, chi abita a Roma minore, o a Milano o nelle grandi città, ha minore necessità di doversi spostare, insomma. Però chi ha invece in tante zone d'Italia, insomma, da un comune all'altro è praticamente casa vicino a casa, certo, insomma, per cui è molto complicato per tanta gente evitare di andare. Sono dei comuni molto isolati, molto piccoli, insomma, quindi il fatto di non poter andare nel comune vicino è molto penalizzante. Io spero che a questo almeno rimedi, però io credo che il sacrificio di quest'anno possa essere in qualche modo di questo Natale compensato, perché già da gennaio dovremo avere una netta ripresa, un abbassamento fortissimo. E lo speriamo tutti, sì. È un progressivo. Lo speriamo, perché anche l'economia ne ha molto. Normalità, infatti. Ne abbiamo tutti bisogno. E siamo alla fine, guardi, faccio una domanda sul futuro, ecco, perché la curiosità è, dopo tanti anni da grande giornalista, inviato, conduttore del talk più seguito, ricordiamo anche ha avuto in diretta San Giovanni Paolo II in collegamento durante una puntata di Porta a Porta divenuta storica oramai, ecco, c'è qualcosa che Bruno Vespa non ha ancora fatto e che tiene lì nel cassetto, che vorrebbe fare? Le cose che non ho ancora fatto sono tante, ma insomma io non ho grandi ambizioni. A me è sufficiente continuare a fare quello che faccio, insomma, e cercare di farlo sbagliando possibilmente meno. Grazie. Rimane comunque un personaggio, insomma, storico sul nostro piano. Volevamo chiedere se aveva una canzone da lasciare qui a Radio Esercito, magari da dedicare a qualcuno, o semplicemente una canzone che per lei è molto cara. Approfitto soltanto per visto che tra l'altro è l'autore di questa canzone è morto recentemente, il coautore di questa canzone è morto recentemente, mi fa piacere prendere Rinascerò, Rinascerai, perché è la canzone che Robby Facchinetti e una parte dei Pooh hanno dedicato alla città di Bergamo, nel periodo più brutto, quando sembrava che insomma nulla fosse. E nel mio ultimo libro io faccio un lungo, lungo viaggio proprio nelle zone della grande sofferenza per il Covid. Certo. E allora questa canzone, insomma, lascia sperare bene per il futuro. Ce la ricordiamo. Sì. Grazie direttore, davvero tanto. Ovviamente tutto lo staff di Radio Esercito le fa un augurio di un sereno Natale, per quanto sia possibile quest'anno, e di un felice anno nuovo. Anche a voi. Arrivederci. Grazie. Arrivederci, grazie direttore. Grazie ancora. Radio Chat. Solo su Radio Esercito.